Che cosa si rischia che accada in sanità, diciamo, nei prossimi mesi? Si rischia che ci sia dei problemi a sopperire alle richieste della cittadinanza negli ospedali aretini, perché come ormai è acclarato, l'assessorato alla sanità, la Regione Toscana, ha comunicato che non ha i fondi per assumere personale sanitario. Era stata sollecitata più volte dalla CISL l'assunzione a partire dal personale infermieristico, che forse è quello più in carenza in questo momento. Ci sono 2230 vincitori di concorsi che debbono essere chiamati, ci pareva strano che non iniziassero ad assumere, e l'assessore ha comunicato che non ci sono fondi disponibili per assumere neanche un infermiere. Va da sé che naturalmente questo problema poi si riverberà sulle altre professioni sanitarie, ma non solo quelle, anche c'è una gravissima carenza anche di personale tecnico ed amministrativo nei nostri ospedali e in tutte le strutture che supportano gli ospedali. Voi che cosa farete? Chiederete un confronto con la Regione? Sì, noi abbiamo intanto presentato dei numeri reali, perché anche su questo c'è stato un balletto di cifre sull'assunzione degli infermieri, perché è stato detto che in questo momento c'è una carenza regionale di circa 1300 infermieri. È stato comunicato che sono stati assunti 1700 infermieri dal 2017 ad oggi, quindi compreso naturalmente il periodo di Covid. In realtà, rifacendo bene i conti e togliendo i pensionamenti, la cifra si attesta a poco più di 400. Quindi in realtà, ecco, tutto questo sforzo assunzionale si risolve nell'aver assunto poco più di 400 infermieri. E questo naturalmente non basta e non può bastare assolutamente per il futuro, considerando che l'autunno ci presenterà il conto sicuramente di una comunque riaggravamento della pandemia. E poi solamente il PNRR prevede delle modifiche sulla sanità del territorio, quindi una modifica proprio organizzativa, l'infermiere di famiglia ed altro, e questo naturalmente senza personale non potrà essere assolutamente attuato e non potranno essere quelle riforme efficaci che tutti aspettiamo.